325. Che cosa significa questo? Che la Steinhuda, che in quasi di qualifica era virtualmente medaglia di bronzo con 27,40, perché la Kondakova, terza, non fa parte di questa finale, adesso la Steinhuda si trova nella condizione di inseguire impotente una Garaieva che dalla sesta posizione è in questo momento in seconda piazza. Andiamo a vedere un'altra possibile grande protagonista, vale a dire la Charkashina, Lyubo Charkashina, anche lei elegantissima, bielorussa. In qualifica però aveva ottenuto il nono punteggio, poi è diventato ottavo con 26.475. Molto convincente la prova della Charkashina, abbiamo visto, prima vista anche una bella serie di fouetté. Isabella, che cosa può Anche dire lei è ancora in soddisfatta classifica? perché secondo me ha fatto una buona palla che oltretutto è anche congegnata in maniera intelligente, nel senso che non ha niente di eccezionale come novità, ma è tutto molto chiaro e molto ben eseguito. È molto bella questa souplesse con la palla in equilibrio instabile perché è tenuta dalla testa e dalla gamba, quindi se perde il momento di massima scioltezza, logicamente la palla casca. Questi fouetté di cui parlavamo prima, che sono dei pivot con ripresa d'appoggio. E qui abbiamo l'ultima presa perfetta, è bellissimo questo rallenti per dimostrare di come l'abbia presa con un Fuori dal tempo campo visivo, tra perfetto, fuori l'altro. dal campo visivo, con una